Sì, molto aperta, devo dire. Buon inizio. Sì, esatto. Avevo un problema anche prima col Fioretti Rene, l'ho vista durante il quarto di finale. C'ha un giallo anche la Cristina, Sì, subito. non aveva, no, Aveva il lo Fioretti con reggeva la appeso, Gela. sì. No, adesso ho un Abbiamo piccolo evidentemente anche un problema. problema di batterie Sì, nel hanno telecomando. apparecchio. Comunque va detto che oggi ho visto una gara ben organizzata, devo dire che da un certo punto di vista, voglio fare un po' di... Questo Covid ha anche reso il nostro parterre, ha ripulito il parterre, tutte le volte c'erano situazioni di gare che sembravano dei mercati, no? Invece devo dire che questo distanziamento, questo rispetto delle norme, questa... avere spalti liberi, fondo pedana, devo dire che oggi finalmente erano tanto tempo che non vedevo un parterre così Sì, ordinato e ben organizzato. bisognerebbe, credo, riuscire a. Chiaro che poi ci vogliono gli impianti, non tutti sono come questo, Ovvio. ma riuscire a convogliare veramente chiunque, come del resto succede in una semplice partita di calcio anche a livello giovanile, convogliare chiunque nella tribuna. Senza dubbio. A quel punto hai l'ordine, ma anche la possibilità di Di poter seguire seguire la gara, bene, di certo. seguire meglio le gare. Capisco il cruccio di molti genitori che non possono vedere i loro figli, lo capisco, ma poi li vediamo qua fuori dalle porte che cercano di sbirciare dalle vetrate a volte. Però ecco, un giorno che riprenderemo in maniera Dovremmo ordinaria, prendere far tesoro di probabilmente questa cosa per capire sì, che il assolutamente. parterre deve essere pulito, deve essere ordinato e deve essere, come dici te, convogliati sulle Sì, tribune il maggior numero di decisamente, persone. decisamente. Perché devo dire, negli ultimi anni eravamo arrivati a situazioni difficili di gestire, proprio non era. Credo che sia importante anche fare una valutazione sui numeri Assolutamente. delle gare, perché è chiaro che una gara da 100 la gestisci in un certo modo, una da Certo. 300 in un altro. Sì. Quindi su questo credo che sarà molto importante fare riflessioni a lungo termine, perché chiaramente sai, le discipline si evolvono, i numeri cambiano e quindi quello che facevamo 15 anni fa non lo possiamo fare ora, ma probabilmente quello che abbiamo fatto fino ad ora non sarà più possibile farlo in futuro. Quindi, Sì, perché fortunatamente abbiamo numeri che continuano a crescere, gente che si avvicina al nostro sport e bisognerà così riuscire a capire che, anche perché poi diventa sempre più difficile trovare impianti che possono ospitare 300-400 persone da montare 20 pedali, 25 pedali, diventa difficile proprio organizzare gare e trovare locali che siano idonei per organizzare gare. Si dovrà prevedere probabilmente una selezione che parta dalle regioni, dalle zone, qualcosa del genere, per arrivare a fare le gare con i numeri come abbiamo oggi. Quindi gare anche più veloci, gare in cui c'è una certezza di un inizio e una certezza di una fine. Vedi, sono 4. le 4, qui alle 5 è finito tutto, anche chi, dico alle 5 proprio Sì. veramente, chi deve fare della macchina, fare 3 ore e rientra a casa a cena, è tutto molto più semplice. Non sarà semplice laddove questa possa diventare diciamo un'idea per lavorare per il futuro. Non sarà semplice creare le zone, perché purtroppo l'Italia è lunga e stretta Sì, è vero, e quindi è purtroppo mi dura. rendo conto, è E vero. poi E ci poi sono. abbiamo una collocazione geografica delle armi. Ecco, cioè ci sono le aree che Esatto, sono sì. incredibili. Cioè. L'assalto è iniziato, siamo sull'uno pari. Poi sì, Derby Toscano, Firenze, eccetera, però in realtà ci sono le due anime pisane, no? Sì, Perché la assolutamente. Pertini è del Pisa Schermo, Anna Cristino è allenata da Alessandro Alessandro Puccini, Puccini, che è che l'allievo di Antonio è Diciolo, Antonio vincitore delle Diciolo, Olimpiadi, grande atleta. a Firenze da quest'anno. Anna Cristino peraltro è lucchese, se non ricordo male. C'è un po' tutta la Toscana, dai. Sì, Firenze, Lucca, Pisa, c'è tutto. la Toscana è una terra di schermitori, eh. Sì,
Io stesso ricordo che nelle convocazioni che ho fatto, che avevo fatto, anche se poi non abbiamo partecipato ai mondiali cadetti giovani, c'era un numero nutrito di toscani. Avevo fatto il conto, quando purtroppo è stata ufficializzata la non partecipazione ai mondiali, con il nostro presidente regionale abbiamo visto quanto la nostra regione ha perso quest'anno. I colleghi della spada, il collega della spada e la sciabola quali fossero, però io perché avevo soprattutto Fioretto e sciabola, c'era poca spada, forse di spada credo, no, non vorrei dire nessuno, ma non me lo ricordo, sto andando a memoria, ma Fioretto e sciabola c'era credo 10-12 persone in tutto, compresa la sciabola, era tanta roba. Sì. Toscana che infatti in queste prime giornate due titoli li ha già portati a casa. Certo, assolutamente. Con Torre e con la Bertini. E siamo alla prima sosta alla Moviola su questa stoccata. Devo dire che noi in amabile conversare non ci siamo visti la stoccata, quindi non sappiamo ammetto di sì. Cosa sia successo. Stavo ragionando addirittura che la squadra che avevo proposto di Fioretto maschile era tutta toscana. Tutta toscana, sì, esatto. Sì, una squadra me l'era accorta. Era totalmente toscana, tutti e quattro toscani. Sì, sì, sì. Poi ce n'era uno nei cadetti e nelle cadette ragazze ce n'erano due. E si sta facendo nomi. Quindi c'era un numero nutrito di toscani. Questo purtroppo è uno dei problemi del nostro sport, questi tempi morti dovuti a problemi tecnici, a problemi di malfunzionamento materiale. Penso in questo caso da un malfunzionamento del video, perché sì, so, sì. Che, vedo che, so che Cristino ha chiesto un video, non ho capito se è stato verificato. Resettiamo, partiamo da ora, c'è. Due pari. Bertini è un atleta molto fisica, però usa anche ha un'impostazione di guardia con i piedi molto larghi. Come la giudichi una guardia di questo genere? Al di là che deve essere funzionale alle caratteristiche del singolo atleta. Io credo che lei, non voglio sbagliare, ma lei nasceva spadista. Allora ti dico, lei nasceva biarma, questo te lo posso dire perché me la sono seguita tutta dall'inizio. Ha più e ha fatto tanta spada, tant'è che ha vinto anche delle gare a livello nazionale di spada del kinder. Poi da ragazza intelligente qual è, ha fatto la scelta, esatto, di passare al Fioretto. Per la gioia delle altre che ne buscavano, per la gioia delle spadiste che ne buscavano. Però lei il percorso GPG se l'è fatto, praticamente ha fatto tutte e due le armi per tutto il facendo GPG. Bene in entrambe le armi. Facendo bene in entrambe le armi, poi trovando risultati migliori verso la fine, nel Fioretto, verso la fine del GPG, tant'è che lei ha vinto, se non sbaglio, le ragazze a Riccione, e poi quindi facendo la scelta direi naturale, però comunque sì, lei ha una buona esperienza da spadista. Quindi dicevamo queste gambe? Ricorda un po' le gambe da spadista, però andrebbero strette perché va a perdere quell'esplosività, ma soprattutto quell'allungo che potrebbe avere se stringesse. Deve richiamare un po' la gamba dietro, perché se no un po' trascina. Però è efficace. Efficace lo stesso. Poi alla fine in questo gioco quello che conta è toccare, possiamo fare tutti i discorsi tecnici, però... Mm-hmm. È un atleta che nonostante non usi molto bene la gamba dietro ha talmente, vedi, com'è larga. Uh-huh.
po' vicina la Cristina in questa sì. provocazione, poi non è riuscita a trovare la risposta. Un po' passiva Cristina, si è preso due attacchi così senza... Fase interlocutoria. Sì, prima frazione abbastanza equilibrata, si può dire. Una prima fase di studio, la seconda sarà di movimento, la terza di contenimento. Parlavamo prima, il fretto femminile è diventata ormai la specialità che usa di più il cronometro, no? Sì. I salti sono più lunghi anche sì, di assolutamente. Di le gare femminili di Fioretto sono decisamente più lunghe delle gare di maschi, spesso non arrivano neanche a 15 toccate, finiscono prima visto match, ma questo non solo a livello nazionale nostro, proprio anche in campo internazionale. Come lo spieghi? Ah, sono più riflessive, sono più attente, fa parte un po' della caratteristica femminile. Noi maschili siamo più all'attacco, siamo più veloci di solito, no? Quindi le donne sono più attente, più riflessive, si giocano le stoccate. Ma poi curiosamente però anche gli assalti di spada femminili sono più rapidi rispetto a quelli di Fioretto, quindi c'è un altro spunto di riflessione. Sì, perché sai, ci sono molti non validi anche tra le donne, fanno molti bersagli non validi perché chiudono spesso, il non valido blocca molti incontri, quindi si allunga i tempi. Però sì, Fioretto femminile sicuramente sta diventando l'arma più lunga nei tempi. Si consegna un po' all'avversaria perché sembra che spinga la Cristina, però poi sì, al momento morto è... Sì, è un po' moscia, direi io, un po' moscia, non è carica, non è... Sembra sempre che le manchi quei 2 centimetri. Sì, non riesce a trovare la sua misura, non riesce a entrare in misura, o è troppo corta o è troppo avanti. Viceversa la sta trovando Irene la misura, perché ogni volta che sparano a fondo arriva, magari il bersaglio non valido, ma arriva. Poco reattiva la Cristina, poco... O Viola, ha ragione la Cristina. Assolutamente, secondo me sì. Si è fatto un po' ingannare, attenzione, poi magari si smentisce, non voglio dire, cioè, nel nostro sport in cui molte stoccate non siamo d'accordo nemmeno tra di noi, quindi voglio dire, sono legate un po' alla sensibilità arbitrale. Io ho visto una precedenza di partenza della Cristina che è partita lenta, quell'altra era veloce, quindi l'arbitro viene un po' ingannato dalla velocità dell'altra. Poi lei tende sempre, la Bertini tende spesso a lanciare proprio la stoccata sulla partenza dell'avversario. Però riuscendo a riprendersi anche la precedenza della pedana l'aveva preso secondo me la Cristina, bene ha fatto a chiedere il video. E infatti, al video queste stoccate poi si vedono. Però ci vuole anche il numerino. Perché stiamo 6 a 5. Sì. Eccolo qua.
che poi tirare anche tante stoccate fuori misura, è chiaro che bisogna cercarlo il bersaglio, però è dispendioso, eh? Poi alla fine anche questa secondo me non sono d'accordo con, è come uno col giudizio arbitrale, no perdona, mi stavo dicendo che questa non sono d'accordo, sì sì sì, anche lì. Poi a fondo pedale di Anna Cristino c'è Alessandro Puccini, che insomma è uno che la scherma la conosce, e poi è sempre stato uno corretto e molto, devo dire che ogni, raramente quando il Puccio contesta una stoccata la contesta così. Anche questa volta si è fatto ingannare dall'esecuzione veloce. Questo vuol dire che questo assalto potrebbe diventare difficile, difficile dal punto di vista dell'interpretazione, sì, dell'arbitro. No? Sì, perché fa fatica a vedere questa stoccata, esatto. Poi va alla moviola e la rivede, perché la moviola chiaramente ti dà dei tempi molto più lenti e riesce a vedere la precedenza di gambe. Lui in questo momento sta premiando la velocità di esecuzione della Cristina, vediamo. E infatti la cambia, l'attacco è da sinistra. È così. Ora Alessandro sta dicendo alla Cristina di tirare dentro, perché in effetti la Bertini insiste molto su questo primo tempo, eh? Comunque cerca sempre di pizzicare quando parte l'avversario, sì. Poi magari cercare di parare. Sì. Forse un retaggio proprio della sua prima vita, no? Quando era spadista ancora. Sì. Quindi Cristina comanda, è lei che comanda, piano piano ma comanda. Adesso ha accelerato un po' inutilmente, poteva continuare a comandare senza dover per forza correre. Giustamente Alessandro Puccini dice di allungare la misura quando parte l'altra, per poi recuperarla piano piano con i piccoli passi, ma mantenendo sempre l'iniziativa. Infatti vedi, non ha più riuscito a superare il centropedana la Bertini, sì. È sempre la stessa toccata, sì, sì, sì. Uguale. Comunque poi quelle cose che non colgono coloro che magari non conoscono le dinamiche della scherma, cioè pur vedendo poche stoccate, quando un atleta ti pressa così non sembra, ma si dura una fatica bestiale a star lì. Giusta. La prima non tocca, è arrivata corta, c'è il contrattacco della Bertini. Secondo me la Cristina sostiene che neanche la Bertini tocca con la prima, che potrebbe anche avere ragione. Potrebbe aver avuto anche un piede fuori, no? Sul piede fuori non conta se non c'è l'altra. Anche quello. Piede fuori la stoccata è valida lo stesso. Secondo me lei sta sostenendo che è vero che io non tocco col primo attacco, ma nemmeno lei la prima che mi tira ha toccato, poi c'è una continuazione mia. Che è anche difficile vedere perché sembra che ci siano dei problemi al computer. Sì, non lo so, la Cristina quanti video ha ancora? La Bertini mi sembra non ha chiesto nemmeno uno fino adesso. La Cristina ne ha chiesti un paio che gli però ha dato ragione. Due, sì, ha avuto ragione tutte e due, sì. Quindi dovrebbe essere ancora a pieno regime. Poi c'è stato, mi sembra, all'inizio un video che ha chiesto, ma non so che c'era stato un problema tecnico, forse che non ha funzionato, non ricordo.
queste cose andrebbero un po' sistemate, non ci possiamo. Questo è il nostro purtroppo grosso limite che dobbiamo assolutamente trovare il modo per poterlo risolvere. Perché anche proprio televisivamente. È quello, il problema è quello, il problema è quello. Questi tempi morti, gli questa appunti, incertezza. Gli appunti che riceviamo sono proprio quelli. Il fatto di rischiare di non essere così tanto televisivi. Esatto. Già i regolamenti non aiutano, ovviamente, perché comunque è uno sport estremamente tecnico e quindi. È difficile che chi non l'ha fatto lo riesca a comprendere fino in fondo, poi soprattutto il fioretto o la sciabola, che sono arme convenzionali, a differenza della spada dove è tutto più semplice, con una luce tocca uno, due luci, un punto a testa, quindi non ci sono regole particolari. Queste cose qui però dei tempi morti adesso non lo so nemmeno se è stato sistemato il video, perché vedo che. Mi sa che verrà confermata la stoccata. Vediamo. Purtroppo in assenza di video viene confermata la stoccata. Però ci sta dicendo che è ancora due video. Chi si è proprio lasciata sorprendere. Sì. E lo sa che la Vertini nel primo tempo tira, dentro, certo. Tira cerca di pizzicare. Era più preoccupata a pensare cosa fare lei, sì, e non ha pensato che c'è anche l'avversario di fronte. Sì, sì, non è detto che reagisca a quello che faccio io. Sì, sì. Poi lei questo movimento istintivo, te lo posso dire perché ho memoria di averla vista veramente fino da bambina la Bertini, quindi questo movimento istintivo ce l'ha sempre avuto, di riuscire proprio a sparare sul primo tra movimento. Tra l'altro con una bella scelta di tempo. Sì, 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 no, grandissimo non... tempo. Speriamo che questa pausa serva per poter sistemare un po' il discorso del video, perché altrimenti. Allora, frazione decisiva 8-5. Sì. Vantaggio che comincia a essere interessante per Irene Bertini in un assalto che è stato sempre molto equilibrato. Tre stoccate cominciano ad avere un certo rilievo. Giustamente la maestra di Irene Bertini le avrà detto di non farsi schiacciare troppo a fondo pedana, perché vedo che adesso Irene tende a comandare un po' più lei senza trovarsi sempre in difficoltà in fondo pedana. Contiene incomprensibile proprio bene anche come dicevo l'incostanza di incomprensibile come stia gestendo questo match la Cristina, facendo poco tutto sommato, non sta
Questo è quello che deve fare, cominciare a essere, accelerare un pochino, cambiare un po' il ritmo. Oltretutto, per fare quello che dovrebbe fare, scusa il bisticcio, bisogna anche dare prevalenza al movimento lento, no? Perché questo video ho chiesto un po' forse per rompere il momento del minimo di recupero, e ci sta, è più un video tecnico che un video realmente nel quale pensi di avere ragione, perché non posso pensare che... Comunque dicevo, questi sono attacchi che vanno portati ovviamente a misura, però anche lentamente, no? Sì, sì. Ma guarda, diciamo che chi fa scherma sa che le componenti essenziali del nostro sport, riassumendole, sono tempo, misura e velocità, si dice, no? Bene, diciamo che la velocità è la meno importante di queste tre caratteristiche, perché una stoccata tirata in tempo e a misura anche lenta entra. Quindi soprattutto con la scambia di adesso, dove si tende a chiudere la misura, a venire addosso quando uno accelera, a maggior ragione bisogna imparare ad andare piano, a controllare le gambe, a sapere entrare più con la mano che con le gambe, ma oramai lo vediamo un po' dappertutto. I consigli che si sentono spesso arrivare dal fondo pedale: vai piano, non correre, rallenta, comincia piano, guarda. Quindi non ecco perché va bene. Poi bisogna anche però avere la capacità di cambiare il ritmo, cioè partire piano, finire un po' più veloce, far finta di partire veloce, rallentare. Quindi, mi sa che i problemi con la col video continuano, sai? Terribili, sì. Non riesco a capire poi perché... Sai cosa forse sta succedendo? Forse il video non ripete le luci, non ripete l'apparecchio. Curioso vedere le atlete proprio che girottolano per la pedana come se fossero in centro, in attesa di... È difficile comprendere proprio il problema tecnico che si sta verificando. Sì, non riesco a capire cosa sta succedendo, francamente, è vero? Vedete che in questo momento l'arbitro ha detto alla Moviola che Simona Pierucci sta chiamando i due tecnici, Alessandro Puccini e Veronica Mantovani. Sta dicendo purtroppo ci sono problemi tecnici, la Moviola non funziona, purtroppo. Ma non ho capito, ma questo match prima mi sembra non fosse mai stato chiesto alla Moviola. Mm. Il match tra Favre, non ce n'era bisogno, Favre e Molinari, in effetti il match è finito 15-4. No, però le... sono stati messi a sedere, allora ci sarà una pausa a questo punto, forzata. Quello che dicevamo prima, che
se fossimo adesso in Eurovisione. E poi si spezza il ritmo del match e del momento decisivo, assolutamente. Perché era andata 9-5 la Bertini, infatti la Cristino... in questo momento va bene la Bertini, sì, che sarà per, sì, per recuperarti due stoccate fra l'altro tirate nel modo in cui l'allenatore di coach gli aveva detto di tirarle, quindi forse la Cristino stava trovando un po' una chiave, no? Sì, infatti per quello ti ho detto, ecco, questo il video che ha chiesto la maestra della Bertini è un video di pausa tecnica, visto perché che lei sapeva che non funzionava, esatto, no? Perché secondo me non perché voleva rompere il match, non era convinta del fatto della stoccata che potesse avere ragione. C'era chiesto il video così per un match, quarto d'ora aspettiamo, ce ne ho due ancora, che faccio? Me li porto a casa. A questo punto uno la utilizzo per rompere il ritmo in questo momento di difficoltà della mia atleta, quell'altro me lo tengo lì per eventuali stoccate che possono prestarsi a contestazioni. Senza volerlo però ha creato una pausa che potrebbe durare fino a domani. Sì, stanno smontando ogni cosa, non so bene. Purtroppo non possiamo proporre nemmeno un intermezzo musicale perché sarebbe utile. Magari. Potresti cantare qualcosina? Sì, sono molto stonato, non riesco. Potresti, non lo so. Non porto a memoria poesia in questo momento, quindi. Non capisco perché viene fatto sempre provare. Sì, perché la moviola in realtà è provando che si riparte. Quando provi la stoccata, no? Però non lo so, vediamo. Quindi a questo punto la richiesta di moviola della maestra Albertini. In ogni caso gli rimangono due moviole e quindi la sua pausa tecnica l'ha ottenuta in ogni caso. Riprende il match. Forse. 9-7. Non chiedete moviole, per carità. Vantaggio per te. Una luce, ci vuole una luce ora tutte le volte. Vedete che ognuno cerca di guadagnare un briciolino di pedana. Stoccata importante questa. Sì, decisamente. Ora anche il cronometro comincia ad avere una sua importanza perché siamo all'ultimo minuto e quindi la Cristino sicuramente deve costruire la stoccata, ma non ci deve mettere poi così tanto tempo. Mi auguro che si ricordi che è la terza frazione perché abbiamo avuto dopo l'alta. Il tempo comincia ad andare avanti, è un po' troppo, per carità. Tira sempre questa stoccata sull'avanzata la Bertini, ma riesce anche a sciogliere la misura. Sì, è tanto lunga, sai. 30 secondi. 30 secondi, si assottiglia sempre di più. E lì si è fatta un pochino ingannare la Bertini, si è ingolosita al momento in cui la Cristino è partita. Corretta. È vero che la stoccata, ha chiesto il video alla maestra, è vero che la prima stoccata della Cristino è arrivata corta, però è anche vero che la Bertini non ha fatto molto per riprendere, la Cristino che ha ripreso l'attacco. Sì, anche secondo me, d'accordo. Quindi la stoccata del giudicata attacco della Bertini è corretta. L'attacco di Cristina è corretto. Sì. E lo sa anche Irene.
una stoccata importante. Allora, 20 secondi sono tanti per costruire 20 secondi, una stoccata, caspita. Ne basta una per rimettere in piedi il match. Cercato di la soluzione più rapida, io tagliargli una mano. Io Cristino accelererei un pochino, perché giocarsela tutta su una stoccata, sì, sì. Se poi eventualmente la prendi non hai più tempo di metterne due. E sono 10 secondi, 8 secondi. Attacco a sinistra. Ah, guarda, proprio secco secco. Forse ha fatto per la prima volta quello che nel modo giusto, sì, quello che non giusta, era riuscito a veloce, farlo da dentro con la punta. Nel corso dell'assalto. E allora mi sa che andiamo, sì, andiamo alla bella. Sì, 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 hanno già deciso. Minuto di priorità, sì, mi sta bene. Priorità Albertini. Io, guarda, io devo dire la verità, con i ragazzi, con i miei ragazzi, io poi ovviamente preferisco sempre averla contro la priorità, mm-hmm, non a favore, perché il nostro è uno sport a metterla, non a non prenderla. E inevitabilmente quando sai di avere la priorità sei quasi più attento a non prendere, sì, la stoccata. E ripeto, il nostro non è uno sport a non prenderla, ma a metterla. Comunque è un dato che la Cristina ha rimontato 4 stoccate. Sì, assolutamente, da 9,5 a 9 pari. Oh, mamma ha rischiato mia. Grosso Bertini. Sì, sì, sì. Questa è una bella stoccata, eh? Questa è bella, tirata bene. Tirata bene. Le ultime due le ha tirate, sì, molto bene, sì, sì, assolutamente. Sì, sì, si è troppo arroccata, sì, sì, nel suo metro finale, Irene, onestamente, avrebbe dovuto proporre un po' di più, cominciare a... Si è un po', forse un po' stanca, anche la gara, sì, di ieri, tante cose, parliamo di una ragazzina ancora cadetta. Però, ripeto, ce l'aveva un po' in mano il match, 9-5, sì, 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 a un minuto e 28 alla fine vince 9-5. E quindi la finale sarà fra, sì, Anna Cristino e... Speriamo, Martina, che nel frattempo sistemino la moviola, che non ci siano problemi. Certo.